Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi è buona domenica, fra l'altro qui da noi a Genova è una magnifica giornata di sole dopo tantissimi giorni di brutto tempo e di pioggia. Pensate che in giardino avevamo veramente un pantano, un fango incredibile. Allora, oggi sono qui con voi per preparare una ricetta che amo tantissimo, che in realtà abbiamo già anche fatto insieme. Oggi però la prepareremo con un condimento diverso e con una ricotta molto particolare a cui tengo moltissimo, che è la ricotta, la ricottina io la chiamo perché è piccolina, buona, un po' soda, del caseificio Valdaveto, che già conoscete perché io collaboro con loro da parecchio tempo e li conosco anche da moltissimo tempo, ancora prima che iniziassi questo lavoro da blogger, da food blogger. Si tratta di una ricotta, io qui ne ho già aperto una, che fra l'altro cambia, pensate, colore a seconda delle stagioni, perché dipende dal colore del latte, dalle erbe che le mucche degli allevamenti in quella zona mangiano. Quindi è buonissima. Adesso io me la assaggerei subito, ma mi serve per fare gli gnudi. Allora, come al solito, iniziamo dagli famosi ingredienti. Ho preparato la lavagnetta, però prima ringrazio Luciano che è qui con me. Vieni a salutare. Sì, arrivo. Buongiorno a tutti. Tanto state già dicendo che sono buonissimi e io sono felicissimo. Sì. E non si ricordavano più come si fa. Lui è contento perché oggi a mezzogiorno li mangiamo. No, mi piacciono tantissimo. E le do anche un po' a mia mamma e mio papà che non l'hanno mai assaggiati. Buona domenica. Allora, gli ingredienti sono davvero molto semplici. Questo è un piatto di origine toscana, di origini umili e contadine. È proprio realizzato con i prodotti dell'orto, della cucina povera, tradizionale. C'è qualcuno che un giorno gli è venuto in mente di fare questo ripieno e di non rivestirlo come con i ravioli, ma di lasciarlo nudo, per questo si chiamano gnudi, ignudo, no? In toscano si dice. Allora, gli ingredienti con cui si realizzano sono 500 grammi circa di spinaci ancora da lessare, poi 350 grammi di ricotta vaccina, 100 grammi di parmigiano grattugiato, 50 grammi di farina, 2 tuorli, un po' di noce moscata se vi piace, non è necessario, sale. Poi per questa ricetta io ho preso uno spicchio d'aglio, ho preparato con un po' di passata di pomodoro, un piccolo sughetto di pomodoro con un po' d'olio e sale. Mi sono dimenticata di mettere il sale nel pomodoro, ma lo sapete, anche qualche foglia tritata di basilico. Vabbè, comunque la salsa di pomodoro non ve la racconto, che la sapete fare meglio di me. Se fate una foto a questa lavagnetta, io la tolgo e iniziamo a preparare insieme la nostra ricetta. C'è Yolanda che dice, Luciano santo subito, e sono d'accordo, Yolanda ti vuole bene. Ma io sono santa, guarda. No, vabbè, mi aiuta tantissimo, è davvero preziosissimo. Allora, iniziamo, ho fatto già qualche passaggio in più, perché non potevo farvi tutta la ricetta in diretta. Allora, io ieri ho lavato accuratamente, si vede meglio con questa luce, ok? Ho lavato accuratamente gli spinaci, mi raccomando lasciateli a bagno parecchio perché gli spinaci hanno sempre un po' di terra. Avevo preso degli spinaci freschissimi dal mio fruttivendolo, poi l'ho sbollentati proprio un minuto, l'ho scolati, strizzati, passati sotto l'acqua fredda, così mantengono il verde bello bello carico. Non so se sapete questo trucco, quando bollite le verdure, prima di scolarle, le scolate, passatele subito sotto l'acqua fredda, il verde, il colore rimane bello, bello vivace. Poi li ho un po' tritati con la mezzaluna e strizzati molto bene in modo che siano asciutti. Adesso noi agli spinaci aggiungiamo la ricottina, già l'ho un po' scolata, così non ha liquido, perché cerchiamo di fare un impasto bello sodo, e con una forchetta mescoliamo. La ricetta è facilissima, ma è di un buono incredibile. Quando avevo proposto le ricette al caseificio, gli avevo lasciato un po' di proposte, poi loro hanno scelto quelle che piacevano di più. Però gli avevo detto, per favore, gli gnudi lasciateveli perché li adoro. Ok, intanto ho messo su a bollire l'acqua perché poi li cuociamo, vi faccio vedere anche come si cuociono. E allora, adesso che abbiamo mescolato la nostra ricotta con gli spinaci,
aggiungiamo il tuorlo d'uovo. Il pomodoro mi chiede Luciano, ce l'ho qui, ce l'ho qui dietro. Dovrei aver preso tutto, se no mi aiuti. Allora, il tuorlo d'uovo, il parmigiano grattugiato. Mescoliamo bene. Aggiungiamo, io metto un po' di noce moscata. Potete anche sostituirla con il pepe, dipende un po' dai gusti. E il sale. Sul sale regolatevi voi, perché in realtà poi si bollono in acqua salata come la pasta, quindi poi prendono un po' di sale, poi hanno un sughetto di pomodoro che comunque è salato. Vedete che praticamente l'impasto è quasi pronto. Ora, per poterlo lavorare poi un po' a fare queste palline con le mani, io consiglio di aggiungere, infatti nella ricetta ve l'ho scritto, 2 cucchiai di farina. Perché rende l'impasto un po' meno bagnato, un po' più sodo. Ecco qua. E i nostri nudi sono praticamente pronti. Sono solo da formare. Allora, adesso ne facciamo qualcuno insieme. Vi faccio vedere che io ne ho già fatti alcuni. Ecco, io ne ho preparato, avevo fatto metà dose. E si vedono? Sì, li metto qua. Prendo un piatto con un po' una fondina, ci ho messo un po' di farina, che mi servirà per passarci gli nudi. Quindi io ne prendo, io li faccio un po' più grandi, un po' come sembrano un po' i canederlotti, no? Allora, prendete un po' di impasto, più o meno come una noce. Allora, vedete che non si... sì, un po' ci si sporca, ma pochissimo, perché la farina gli ha dato un po' di consistenza. E li passate così nella farina. Praticamente gli nudi così sono pronti, Ne facciamo 3 o 4, poi questi li faccio dopo, così poi vi faccio invece vedere come si cuociono. Ci sono delle domande, no? Perché sono facili. Ma sì, più o meno vedo che le persone non hanno... Molti ti ringraziano perché hai ricordato questo tipo di preparazione che era un po' che non faceva. Tanta gente mi dice, gli nudi, non li... li mangiavo da bambina ma non me li ero dimenticati. Ecco qua, ne faccio ancora uno, poi gli altri finisco dopo la diretta. Ok. E li passiamo qua. Ora mi sciacquo le mani e li cuociamo, ok? Questa ricotta, fra l'altro, che è bella consistente, mi lavo le mani, è proprio adatta per questo impasto. E poi questo gusto che ha di montagna, di campagna, no? di cultura agrosilvopastorale, in questi nudi è proprio l'ideale. Ecco, parliamo un po' di qualche variante, se vi va, mentre li cuociamo vi parliamo di qualche variante. Allora, si possono condire con burro, salvia e parmigiano, semplicissimo. Si possono surgelare, poi si possono cuocere prima e poi infilare nel forno, sempre con burro, salvia e parmigiano. Si possono condire anche con un sughetto di funghi, per esempio. Ci sono tantissimi. Allora, sono qui, si vede la pentola? Benissimo, sì. Adesso la cottura qui bolle, abbasso leggermente, ma c'ho il vapore. Ecco. Allora, la cottura degli nudi è molto semplice, perché è come quella degli gnocchi. Prendo anche la salsa di pomodoro, li metto direttamente in padella. Sì. Così poi li facciamo vedere conditi. Allora, ne mettiamo un po' nell'acqua bollente. Oppla. State attenti a non bruciarvi. Adesso basta, ne ho buttati 7. Mi sciacquo le mani. E vedrete che
mescolando si muovono e si rapprendono come, no? Si solidificano, però rimangono veramente molto molto morbidi, sono anche molto digeribili, adatti ai bambini, è un modo per far mangiare anche le verdure ai bambini, sono molto digeribili anche per gli anziani e sono un piatto anche un po' più veloce, per esempio chi ama molto i ravioli, così, però sono più lunghi da fare, questi qua sono una soluzione intermedia che ci permette insomma di mangiare un piatto anche la domenica, ma noi li facciamo anche gli altri giorni della settimana, sempre molto. Adesso 2 o 3 minuti, poi dovrebbero iniziare a galleggiare. Scrivetemi se vi viene qualche idea di condimenti anche diversi. Ti ringrazio, sei molto chiara, bellissime ricette, spieghi molto bene. Milena ti Grazie. ringrazia. La diretta poi la facciamo, la postiamo in alto nella pagina di Facebook e metterò anche su Instagram nelle storie un pezzo che poi rimanda alla ricetta che caricheremo su YouTube, quindi non la perdete. Diciamo anche un'altra cosa, che tra 2 giorni è il tuo compleanno Sì, e ti sei fatto un regalo. vallo a prendere, va. Già, approfitto, scuso, mi scuso col caseificio se faccio un po' di pubblicità. Oltre che alla loro ricotta, anche al mio libro. Dove c'è pieno di ricette del caseificio ovunque. Sì, anche. Quello. Allora, il 23, anzi, il libro è già disponibile su tutte le piattaforme online. E guardate quante ricette, ci sono anche gli gnudi dentro. E dal 23, che è il giorno del mio compleanno, che è anche il compleanno di mio figlio ed è anche il compleanno della casa editrice L'apoteosi, Leucotea, è quello. un'apoteosi, sarà prenotabile anche o trovabile, dipende dalle librerie, in alcune Sì. prenotabile, in alcune lo troverete in tutte le librerie. E quindi Comunque già grazie se mi su aiuterete. Amazon, Mondadori, Sì, Feltrinelli. su Libraccio. Allora, i nostri gnudi sono venuti a galla, guardate che meraviglia, e li mettiamo nella nostra salsa di pomodoro. Ok, a questo punto potete, a me non piace, a Luciano sì, ad esempio, aspettate che sposto la pentola così poi cuocio anche gli altri. Allora, a me non piace col pomodoro aggiungere parmigiano, però si può aggiungere anche un po' di parmigiano. Ora, Aiuto. non li ho cotti tutti, se no dobbiamo stare in diretta troppi minuti e vi stufo, però guardate che belli, si vedono? Sì, allora hai chiesto di suggerire Sì? dei condimenti. C'è interessante Maria che suggerisce con salsa di noce o baglia cauda. Wow, sì, li provo, poi li scrivo nel blog. Perfetto, la salsa di Bellissima, noce, fra l'altro, bellissima. io la faccio. La Betty dice che comprerà il tuo libro. Grazie, Betty. Poi fammi sapere se ti piace. Bellissimo. Va bene, allora, io direi che se la ricetta è chiara, vi faccio rivedere gli ingredienti. Sto facendo un po' di Volevo farlo confusione. vedere. Allora, sposto questi, metti quelli davanti, perfetto. Eccoli. Vi faccio vedere, lasciali qua davanti. Vi faccio vedere gli ingredienti e chiudiamo questa diretta augurandovi una buonissima domenica. Allora, 500 g di spinaci, 350 g di ricotta, 100 g di parmigiano grattugiato, 50 g di farina, sono le dosi più o meno per 4-6 persone, dipende un po' da quanto mangiate. E 2 tuorli, 50 g di farina, l'ho detto, noce moscata, sale e un sughetto di pomodoro. Lo fate come lo fate tradizionalmente a casa. Io l'ho fatto con uno spicchietto d'aglio, un po' di passata di pomodoro biologica e un po' d'olio, sale, un po' di basilico. Quindi ci siamo, io vi ringrazio ancora. Vi ringrazio e vi ricordo del mio libro e anche della ricotta del caseificio Valdaveto. Ciao ciao!